Buon pomeriggio a tutti. Come sapete, quest'anno cade il centenario della marcia su Roma del 1922, un episodio cruciale per la storia d'Italia, su cui sono poi sorte di una serie di molteplici e variegate interpretazioni sui fattori che determinarono l'ascesa di Mussolini e la nascita del regime fascista. Il professor Galli della Loggia, che è un professore emerito di storia contemporanea alla Scuola Normale di Pisa, ma già docente a diverse altre università italiane a Siena, Perugia e a Milano, ci proporrà oggi una interpretazione che va un po', come dire, controcorrente rispetto a quello che è il comune pensare, cioè il 1922, la marcia su Roma come un inizio del regime fascista, ma invece ci può anche essere un'altra chiave di lettura, che è come la fine invece del governo parlamentare, un po' il suicidio politico di un antifascismo che determinò appunto l'ascesa del regime mussoliniano e l'inizio appunto della dittatura. Lascio a lui la parola e vi auguro un buon ascolto. Grazie, buon pomeriggio. Il 25 giugno del 1944, quindi appunto dopo il 25 luglio, quando ormai esiste già da 6 mesi e più la Repubblica Sociale Italiana, sul Corriere della Sera incominciano a comparire degli articoli che si susseguono a un ritmo quotidiano, non firmati, in cui si fa la storia dell'ultimo anno del regime fascista, del biennio 42-43. Immediatamente si capisce che quegli articoli non firmati sono in realtà di Mussolini. Il Corriere della Sera con questi articoli raggiunge il massimo storico della sua tiratura, di tutti i tempi, diciamo così. Gli articoli vengono poi raccolti in un volumetto che viene venduto in allegato al giornale immediatamente dopo, nell'agosto del 44, e ottiene anch'esso naturalmente un grandissimo, diciamo così, successo. In questi articoli il libro invece viene firmato e Mussolini gli dà un titolo, insomma, da giornalista di vaglia com'era, un titolo che dice molto: Il tempo del bastone e della carota. E questo invece il libro viene firmato da Mussolini. In questi articoli Mussolini, appunto, come dicevo, fa la storia dell'ultimo anno del regime, sostanzialmente dalla sua versione del perché il regime è caduto. Scrive lui la sua storia, per l'appunto, per riprendere un tema, diciamo, un po' centrale di questa manifestazione. Ma naturalmente, scrivendo della fine del regime, del perché è finito secondo lui il regime, inevitabilmente è portato anche a, diciamo così, parlare dell'inizio del regime. E allora scrive una cosa che contraddice quello che, diciamo così, era stato un leitmotiv di tutta la storiografia, la pubblicistica fascista, e che anche lui aveva sempre sostenuto nei 20 anni del regime. Per esempio, se si leggono i colloqui con Ludwig oppure i taccuini mussoliniani di Begnac, aveva sempre sostenuto che il fascismo era stata una rivoluzione fascista che è iniziata per l'appunto il 28 ottobre del 22 con la marcia su Roma. Invece qui Mussolini cambia completamente il punto di vista e scrive: premesso che una rivoluzione si ha quando si cambia con la forza non il solo sistema di governo, ma la forma istituzionale dello Stato, bisogna riconoscere che da questo punto di vista il fascismo non fece nell'ottobre del 22 una rivoluzione. C'era una monarchia prima, ci sarebbe stata una monarchia dopo. Mussolini una volta disse, in questo articolo lui parla di sé in terza persona, Mussolini disse una volta che quando nel pomeriggio del 31 ottobre del 22 le camicie nere marciarono per le vie di Roma, vi fu un piccolo errore nel determinare l'itinerario. Invece di passare davanti al Palazzo del Quirinale sarebbe stato meglio penetrarvi dentro e quindi appunto cambiare il regime. Ma se non fu appunto una rivoluzione, secondo Mussolini, che cosa fu, che cosa avvenne in realtà il 28 ottobre?
Lo spiega alcune pagine dopo. Il fascismo, scrive in qualche modo a conclusione di tutto il libro, ha scontato l'errore di non essere stato totalitario sino alla vetta della piramide, di aver creduto di risolvere il problema con un sistema che, nelle sue applicazioni storiche remote e vicine, ha palesato la sua natura, quella di un difficile e temporaneo compromesso. Mussolini, alla fine, diciamo così, della sua storia politica, giudica l'esperienza del ventennio fascista come appunto un difficile e temporaneo compromesso. Un'affermazione che tra l'altro, diciamo così, dovrebbe essere forse presa in esame, ma questo lo dico en passant, considerata per quello che vale, e la testimonianza di Mussolini vale, come una certa smentita all'idea che il fascismo sia stato un regime totalitario come il nazismo, che sia stato un totalitarismo analogo a quello nazista. Stesso Mussolini riconosceva che si trattava di un compromesso. La marcia su Roma fu in realtà la conferma, diciamo così, per quello che accadde concretamente, per come la marcia su Roma, per quello che significò nei fatti reali, non nella mitologia che pure per 20 anni il regime aveva cercato di alimentare, fu appunto un compromesso. Un compromesso fra che cosa? Un compromesso, diciamo così, fra un regime che voleva conquistare il potere, che era ancora molto incerto nelle intenzioni di Mussolini, poi questa conquista come avrebbe dovuto essere, che cosa avrebbe dovuto significare, è una classe invece politica precedente, rappresentata nelle istituzioni parlamentari, che si opponeva a questa conquista. Un compromesso alimentato, diciamo così, da due grandi questioni che sono appunto il cuore evenemenziale, come si dice, della marcia su Roma, e cioè la marcia, cosa fu la marcia, e la mancata opposizione alla marcia da parte delle istituzioni. Rappresentata questa mancata opposizione da che cosa? Dal fatto che il re, come si sa, non volle firmare lo stato d'assedio che il Presidente del Consiglio gli aveva presentato. Ora, in realtà, questi due fatti, appunto, sono, diciamo così, in realtà si potrebbe dire due finzioni, cioè la firma mancata e la marcia mancata, perché la marcia non fu una marcia, come è noto, nel senso che la marcia avvenne, 25.000 persone circa si concentrarono su Roma, ma fermandosi a 50 km da Roma, a Orte, a Santa Marinella sostanzialmente, 30-40 km da Roma, quindi, e lì si fermarono, perché? Perché trovarono schierato l'esercito. C'erano all'incirca 25-26.000 camicie nere, molto approssimativamente armate, di armi che al massimo erano appunto dei fucili, dei moschetti 91, ma spesso non erano neanche quello, e dall'altra parte di fronte invece appunto l'esercito italiano schierato con tutti i mezzi militari del caso. Però appunto la marcia vera su Roma, cioè l'ingresso su Roma, avvenne soltanto quando ormai la questione si era risolta politicamente. Si era risolta politicamente con che cosa? Con la mancata firma dello stato d'assedio da parte. Se ci fosse stata la firma del re e quindi la proclamazione dello stato d'assedio e quindi l'ordine all'esercito di intervenire militarmente, non ci sarebbe stato la minima dubbio, insomma, sul fatto che, insomma, le squadre fasciste sarebbero state non sconfitte, non ci sarebbe stato proprio lo scontro, insomma, saggiamente avrebbero voltato le spalle, insomma, ai primi colpi di fucile dell'esercito, naturalmente. Perché il re non firmò? Questo è stato sempre un grande problema della storia. Perché il re... Il re non firmò perché in realtà si rese conto che lo stesso Presidente del Consiglio che gli stava proponendo la firma dello stato d'assedio, in modo goffissimo, come adesso dirò,
non era assolutamente convinto di quello che stava facendo, non solo, ma il re sapeva benissimo, e questa era una delle ragioni per cui della goffaggine di Facta, che era il presidente del Consiglio, che propose al re lo stato di, la firma dello stato d'assedio, sapeva benissimo appunto che Facta, così come i principali esponenti del mondo politico italiano, da settimane e settimane stavano trattando con Mussolini per cercare una combinazione di governo per farlo entrare al governo, per costituire un governo insieme a Mussolini. In realtà, appunto, se Mussolini avesse voluto andare al governo come ministro di una combinazione ministeriale presieduta da un Giolitti, da un Nitti, da un Facta, avrebbe potuto farlo benissimo settimane e settimane prima. Ma Mussolini, per l'appunto, non voleva questa soluzione, non voleva diventare un ministro, voleva diventare il presidente del Consiglio. Aveva paura, sulla base dell'esperienza storica, sapeva che una volta che fosse diventato un ministro di un governo presieduto da un Giolitti, da un Nitti, da un Orlando, che sia, questo innanzitutto avrebbe significato, diciamo così, l'accusa di tradimento da parte di almeno metà, se non più, del fascismo stesso. La parte più radicale del regime l'avrebbe considerato un tradimento, un venduto, uno che si era appunto venduto per un posto di ministro, e che questo avrebbe significato naturalmente anche la fine della sua carriera politica. Però andare al governo non essendo ministro, ma avendo soltanto 35 deputati, perché questa era la forza del partito fascista in Parlamento, 35 deputati su 500, era un'operazione piuttosto difficile, voi capite. La marcia su Roma servì in sostanza a impedire questa soluzione, diciamo così, di costituzionalizzazione del fascismo. Fu una carta di violenza, diciamo così, di forzatura violenta della situazione per rendere impossibile una soluzione di tipo costituzionale, perché nessun uomo politico dell'Italia liberale tradizionale avrebbe potuto accettare di costituzionalizzare un gesto di forza, di violenza, di rottura come la marcia su Roma, come, diciamo così, l'attacco, almeno all'apparenza, l'attacco armato alle istituzioni dello Stato. In qualche modo, organizzando la marcia su Roma, organizzandola soltanto, Mussolini si metteva fuori dalla legge e quindi si rendeva, diciamo così, incompatibile con una assunzione al governo da parte di una combinazione ministeriale di tipo tradizionale, di tipo parlamentare tradizionale. Questo era, diciamo così, a questo, questo è stato il vero scopo, la funzione, lo snodo fondamentale che Mussolini ha adoperato con grande, diciamo così, intuito tattico per cercare che il gioco parlamentare, scusate, chiudo questo cellulare, ho fatto l'errore capitale di non farlo prima, vi chiedo scusa, ecco, adesso non ci dà più fastidio. Fu appunto l'espediente, chiamiamolo l'espediente tattico. Infatti, come sapete, poi Mussolini, il fatto, la spia, che il gioco politico vero fosse tutto fuori dal luogo della marcia, fuori dallo scontro militare, è simboleggiato dal fatto che, come è noto, Mussolini non stava affatto con i marciatori, non era la testa dei fascisti che volevano, stava a Milano aspettando la convocazione da parte del re a formare il governo. Il punto chiave della situazione, quindi, come voi capite, è nella premessa, cioè che tutti gli uomini politici italiani più importanti, i leader in pectore di qualunque combinazione ministeriale, stavano praticamente dalla primavera del 22, stavano trattando più o meno segretamente, più o meno attraverso intermediari, stavano trattando con Mussolini per appunto cercare di
attrarlo in una combinazione ministeriale, appunto per costituzionalizzarlo, cioè per fargli fare la fine che Mussolini appunto non voleva fare, che avevano fatto tradizionalmente tutte le opposizioni, diciamo così, extralegali, extracostituzionali, che erano stati sulla scena italiana dal 1860 in poi. I repubblicani, i radicali, erano stati tutti quanti prima dei nemici, i mazziniani, prima dei nemici appunto dello Stato monarchico, avevano fatto anche sommosse, attentati, poi via via erano entrati in Parlamento, erano diventati deputati ed erano diventati appunto degli uomini delle istituzioni, erano entrati anche nei diversi governi. Mussolini, però naturalmente in questo modo poi non avevano contato nulla. Sì, hanno avuto il potere che ha un qualunque ministro di qualunque ministero, più o meno insignificante. Mussolini aveva un'ambizione maggiore, e non solo, ma aveva alle spalle anche appunto un movimento molto particolare di cui lui era il capo, naturalmente, ma di cui naturalmente sentiva anche il forte condizionamento. Mussolini nel 22 non era ancora il capo assoluto del movimento fascista. Il fascismo aveva ancora, era ancora rappresentato ai suoi vertici da un pugno di rasse, di personalità importanti, comandanti soprattutto di gruppi armati consistenti, che quindi avevano la possibilità di farsi sentire con il peso delle armi. Mussolini non ne aveva nessuno, questo è un dato fondamentale. I vari Farinacci, Balbo, eccetera, avevano dietro delle masse significative di persone armate. Mussolini era il capo dei capi, ma non aveva, diciamo così, una sua forza personale, diciamo così, costruita da sé armata. Aveva molti fedeli, molti seguaci, molte simpatie, ma non aveva questa carta che in quel momento era importante. Mussolini sapeva che andare al governo in quelle condizioni a fare il ministro della pubblica istruzione significava appunto finire la propria carriera politica anche molto, molto malamente e finire per non contare nulla. Allora il punto fondamentale è perché tutti stavano trattando con Mussolini, perché dalla primavera del 22 tutti quanti trattavano con Mussolini. Trattavano con Mussolini tutti, a partire da Facta, il quale, ritorno un attimo al momento della marcia su Roma, Facta è vero propose appunto all'ultimo, come è noto, al re di firmare lo stato d'assedio, ma diciamo così, con un piccolo particolare alquanto paradossale: prima di presentare al re la proposta dello stato d'assedio, il governo Facta si era dimesso. Ora voi capite, si era dimesso perché? Perché di fronte alla crisi aveva voluto lasciare il re, diciamo così, libero di prendere le sue decisioni. E quindi dice, noi ci togliamo di torno, il re faccia, decida lui chi governa. E però subito dopo gli proposero di firmare lo Stato. Voi capite che è una cosa alquanto bizzarra che nel momento in cui il governo decide in qualche modo di sospendere lo statuto, sospendere le libertà, passare tutti i poteri all'autorità militare, perché questo significa lo stato d'assedio, e quindi sospendere il codice penale normale e cioè il codice militare, voi capite, è bizzarro che il governo nel momento in cui propone questo, che è il più importante atto di governo che si possa immaginare, però sia un governo dimissionario. Questo anche appunto influì moltissimo, evidentemente. Sono tutti ragionamenti illazioni, intendiamoci. Il re non ha mai fatto trapelare nulla sul perché lui prima acconsentì, poi ritirò il suo consenso. Questo, non sappiamo perché avvenne questo. Sicuramente il re aveva simpatia così blande verso il fascismo, aveva molta antipatia verso i socialisti, naturalmente, molta antipatia verso la sinistra, non aveva particolare simpatia verso i fascisti. Comunque, ritorniamo invece al punto fondamentale
alla questione storica cruciale, perché tutti quanti stavano trattando Mussolini. Stavano tutti quanti trattando Mussolini perché Mussolini era diventato, attraverso l'uso della violenza, il padrone della piazza. Il padrone della piazza. Non si poteva più immaginare nella primavera del 22, non si poteva più immaginare di governare l'Italia senza risolvere il problema dell'ordine pubblico. Un problema che ormai aveva preso l'aspetto del fatto che i fascisti, usando le armi, usando la violenza armata, non solo avevano organizzato una continua serie di attacchi alle forze di opposizione, che voi conoscete benissimo, appunto incendi delle camere del lavoro, delle sezioni socialiste, attacchi agli avversari, bastonature dei capi, scioglimento forzato delle amministrazioni comunali, non solo avevano attaccato le opposizioni, ma si erano in più di un caso addirittura sostituiti all'autorità di governo, intimando ai prefetti azioni varie, sostituendosi ai comuni nei servizi pubblici. Erano appunto quello che si dice i padroni della piazza, i padroni della piazza. In questa situazione, appunto, il punto di vista liberale, della classe politica liberale, era appunto quello di pensare che l'unica alternativa era quella di cooptare Mussolini in modo che ci pensasse lui a, eliminare questo problema, a calmare la piazza. Allora, naturalmente, il punto è: ma perché invece il governo, la classe politica, noi diciamo liberale, intendiamoci, non dimentichiamoci che i governi, tutti i governi, dal 1918 in poi, non sono costituiti dai liberali, sono costituiti dai liberali democratici, insomma tutta quella vasta galassia di forze che possiamo definire liberali democratici, e dai popolari, cioè dai cattolici, perché i cattolici erano 100 deputati assolutamente necessari per formare qualunque maggioranza di governo. Quindi questa, anche i cattolici appunto pensano che sia necessario in qualche modo venire a patti con Mussolini se si vuole risolvere il problema dell'ordine pubblico. Così non si può andare avanti, così non si può andare avanti con un paese che praticamente è sempre tenuto in fibrillazione, una fibrillazione forte da questa violenza continua che viene tenuta naturalmente artificialmente in qualche modo accesa, proprio perché appunto Mussolini si serve politicamente della violenza per cercare di premere per una soluzione politica. Mussolini non ha mai pensato di poter fare un colpo di Stato alla Lenin, per così dire, cioè entrare nelle stanze del governo, sloggiare chi c'era manu militari e impadronirsi del potere, perché sapeva benissimo che in uno Stato, in qualunque tipo di Stato, fare una cosa del genere è possibile soltanto se l'esercito o è dalla tua parte, ma in maniera reale, oppure non esiste, come era in Russia, dove l'esercito si era dissolto praticamente. Contro un esercito, contro uno Stato che ha a sua disposizione, contro un regime politico che ha a sua disposizione l'esercito, è impossibile qualunque rivoluzione. Qualunque tentativo armato di, nei tempi moderni almeno è così, qualunque tentativo armato di prendere il potere quando di fronte hai l'esercito è impossibile, perché ovviamente l'esercito è più forte. Da qui la soluzione politica, dicevo, appunto. Perché? Perché appunto la classe dirigente liberale esitò a ricorrere, quando era ancora in tempo, all'uso della forza. Perché? Perché c'è stato questo, drammatica incapacità di governare la piazza da parte della classe dirigente liberale nella crisi del 19-22? Perché a un certo punto
è scoppiata la violenza? Cioè, lo sappiamo perché è scoppiata la violenza, le ragioni appunto nelle campagne, lo scontro di classe, i proprietari contro i braccianti, questo, diciamo così, lo capiamo, lo sappiamo insomma, benissimo. Quello che ci riesce meno, diciamo così, che è rimasto anche più in ombra nella ricostruzione storica sul fascismo, è questa assenza dello Stato nel esercitare la sua principale attività, forse una, la sua principale attività, cioè quella di mantenere l'ordine attraverso il monopolio della forza, di non riconoscere a nessuno la possibilità di adoperare legalmente la forza e di reprimere chiunque appunto adoperi la forza in qualunque modo. Perché appunto venne meno questa capacità dello Stato? È una cosa molto, diciamo così, rimasta in ombra forse perché ci dà una spiegazione delle origini del fascismo che contrasta un po' con la spiegazione, diciamo così, in bianco e nero, che sono in genere le spiegazioni che noi preferiamo soprattutto quando da una parte ci sono sicuramente i cattivi, diciamo così, quelli che si sono rivelati senza dubbio i cattivi, i fascisti. Allora pensiamo che chi era contro i cattivi era bianco e quindi era immune alla colpa. No, invece la situazione 1922 è una situazione in cui spesso capita nella storia le cose si mettono in questo modo, in cui ci sono i cattivi, ma ci sono anche i non buoni, diciamo così. I cattivi un po' meno cattivi, ma che però appunto hanno la responsabilità, forse un po' qualche responsabilità nell'eccitare la cattiveria dei cattivi. Il punto è che prima di questa violenza fascista che inizia nel 20, che inizia sul finire del 20 con le grandi offensive squadristiche nella Valle Padana, prima di questo c'è una violenza socialista. Bisogna chiamare le cose con il loro nome, perché alcuni dei più intelligenti, avveduti, rappresentanti del socialismo italiano hanno chiamato le cose con queste parole. Se si legge il resoconto che Pietro Nenni fece in un bellissimo libricino, Storia di 4 anni, in cui parla, fa la storia appunto del 19-22, Nenni scrive delle cose appunto definitive su questo argomento, cioè sulla violenza dei socialisti. Sulla violenza dei socialisti. La vittoria dei fascisti fu una vittoria militare soltanto? No. Nello scontro che ci fu fra le due violenze, diciamo così, poi specificherò in che senso bisogna parlare di una violenza e in che senso di un'altra, ma diciamo così, nello scontro fra queste due violenze, la violenza fascista vinse però, questo è un dato credo importante, non perché fosse, diciamo così, sul piano militare vincente, era più forte sul piano militare, ma quello che determinò veramente la sua vittoria fu il fatto di non essere repressa, di non essere repressa. E perché non fu repressa? Perché, qui forse è la vera colpa della classe dirigente liberale, il fascismo, Mussolini in particolare, fu lasciato libero, a Mussolini fu lasciato il libero campo di diventare il rappresentante dell'opinione pubblica patriottica. Dopo la guerra, finita la guerra, con una vittoria, la vittoria italiana, lo slogan che allora circolò fu quella della vittoria mutilata, in realtà quella della Prima Guerra Mondiale è stata una vittoria sciupata, la più clamorosa caso, credo, nella storia di una vittoria costata lacrime e sangue al popolo italiano, che fu letteralmente, diciamo così, buttata in qualche modo dalla finestra. L'Italia aveva ottenuto obiettivi con la vittoria, aveva ottenuto obiettivi inauditi dal punto di vista geopolitico. Una super vittoria era stata quella dell'Italia. Non solo aveva concluso, appunto, riunito, concluso il processo risorgimentale con l'ingresso nella madre patria di Trento, Trieste, ma poi aveva avuto appunto l'Istria, la Dalmazia, ma soprattutto
l'Italia era diventata una cosa che, se gliel'avessero detto a Cavour, avrebbe trasecolato. Era diventata una grande potenza, per una ragione semplicissima, perché praticamente dal Reno, andando ad Oriente fino all'Oceano Pacifico, non c'era più nulla, nessuna potenza. Era crollato l'impero austriaco, era crollato l'impero tedesco, era crollato l'impero turco, era crollato l'impero russo. L'Italia era, diciamo così, insieme alla Francia, la padrona geopolitica assoluta, diciamo così, del continente. Quindi, diciamo così, assolutamente, diciamo così, giocare una simile occasione per, pensando che questo, oscurare questo punto fondamentale, non vedere questo punto fondamentale, fu una delle principali colpe della classe politica liberale. L'altra colpa, quale fu? Quella di non diventare, come era anche in qualche modo logico, la rappresentante dell'orgoglio nazionale per questo grandissimo obiettivo realizzato dal paese. Siccome voi sapete, la storia è tutta fatta di un maledetto intreccio e concatenazione di fatti, che è difficilissimo spezzare. Nel dopoguerra fu pagato il prezzo del come eravamo entrati in guerra. Essere entrati in guerra per opera di una minoranza interventista contro la volontà della maggioranza, la maggioranza, come sapete, la maggioranza parlamentare, che era cattolico giolittiana sostanzialmente, giolittiana, i cattolici non c'erano ancora, insomma, nel 15, Giolittiana non era a favore della guerra, era stata una serie di circostanze di agitazione di piazza, di forzature diplomatiche, eccetera, a spingere, a rendere necessario, non più possibile, il non ingresso in guerra. Questo fece sì che quella classe politica che sostanzialmente era stata ostile alla guerra, questo fu l'errore catastrofico, fu ostile anche in qualche modo a sfruttare la vittoria, a farsi carico, a rappresentare la vittoria della guerra, una volta che la guerra era stata fatta ed era stata vinta. Cioè rimase nella maggioranza parlamentare, perché era la stessa ovviamente, la stessa maggioranza parlamentare che si era opposta alla guerra, l'aveva fatta a denti stretta, l'aveva vinta, ma nel dopoguerra, invece di, diciamo così, assumersi l'orgoglio, la rappresentanza del sentimento, ovviamente, diciamo così, positivo, di orgoglio, per invece presa da che cosa? Dalla, diciamo così, desiderio di vendicarsi di quello che era successo 4 anni prima, nel maggio del 15. E quindi, diciamo così, mantenne una sorta di non identificazione con questo che invece era il sentimento pubblico dominante, almeno nel, diciamo così, in larga parte del paese, poi vedremo invece non in tutto, in larga parte del paese. Quindi, diciamo così, lasciò libero la classe dirigente liberale, che pure, ripeto, bon gré mal gré, la guerra l'aveva fatta, l'aveva vinta, anche, insomma, era stata lei a governare il paese in quegli anni, però non si fece, diciamo, non si intestò la vittoria, come si dice, e così lasciò libero il campo a Mussolini, che diventò invece il rappresentante del campo dell'opinione pubblica nazionale, diciamo così, di quella che si identificava con la guerra, che rivendicava la positività della guerra, che appunto voleva addirittura appunto che la guerra significasse chissà che cosa come conquiste territoriali, e non vedeva invece i vantaggi anche territoriali enormi che l'Italia aveva avuta, che strumentalizzava la vittoria per ragioni politiche. Questo fu, diciamo così, fu consegnato nelle mani di Mussolini e del fascismo la rappresentanza politica, ideale ed emotiva anche, della vittoria, che, diciamo così, in cui Mussolini non aveva avuto nessun merito particolare, aveva avuto soltanto il merito, da lui naturalmente super gonfiato, di aver voluto la guerra. Ma certo la vittoria non era stato un merito di Mussolini, insomma, è stato un merito dell'esercito italiano e di chi aveva governato bene o male il paese. E si è trattato veramente, diciamo così, questo sì, di una cecità politica assoluta, perché regalare l'opinione pubblica dell'orgoglio nazionale per la guerra vinta al fascismo fu una carta decisiva per far guadagnare
enormi simpatie politiche nell'opinione pubblica a Mussolini. Dall'altra parte, diciamo così, a rendere più drammatico questo problema di rivendicazione della vittoria. Guarda, era stata una cosa, la vittoria italiana era stata una cosa che era costata lacrime e sangue, appunto 600.000 morti, c'erano state appunto 600.000 famiglie che avevano avuto un morto in casa, in più feriti, mutilati, cioè la guerra era una cosa che aveva inciso sulla carne del paese in una maniera, insomma, si può immaginare, ma insomma che bisogna comprendere fino in fondo, mostrarsi così tiepidi e lasciare che invece ci fosse un'altra forza politica, un'altra personalità, Mussolini per l'appunto, a farsi forte di questo sentimento, fu qualche cosa appunto che possiamo definire in maniera molto benevola un errore, fu un errore catastrofico. A rafforzare questo sentimento di orgoglio nazionale per la guerra vinta contribuì in maniera decisiva, come accade sempre, diciamo così, non solo in politica, accade così nella vita, il fatto che appena finita la guerra sorse, come voi sapete, nella sinistra socialista, nel Partito Socialista, un fortissimo sentimento di denigrazione, di vilipendio, di ostilità nei confronti della guerra appena vinta. Cioè una cosa che, diciamo così, definire cecità politica è dire poco, perché si può essere, diciamo così, antimilitaristi, predicare appunto contro l'esercito, ma ha un senso politico farlo come poteva fatto Lenin in Russia con un esercito sconfitto, con un esercito che è in preda alla dissoluzione, ma fare denigrare un esercito che ha vinto una guerra è una cosa, diciamo così, demenziale, anche per il semplice fatto che si tratta di alcuni milioni di persone che hanno ancora il fucile in mano, e che sono ancora, in cui ci sono ancora degli ufficiali con le pistole in mano, eccetera, eccetera. Cioè, oltretutto poi significa, diciamo così, come dire, piangere sul latte versato, ormai la guerra era finita ed era stata anche vinta, non aveva senso, ma pensate che la cecità politica dei socialisti arrivò al punto che nelle elezioni amministrative del 1920 per i comuni e le province la direzione del Partito Socialista deliberò che non potevano essere candidati nelle liste del Partito Socialista chiunque in qualunque modo avesse manifestato adesione alla guerra. Non solo nel maggio del 15, ma anche nel maggio del 16, del 17, del 18. Cioè, anche appunto, invano una corrente del Partito Socialista, perché come sapete appunto il Partito Socialista subito dopo la guerra diventò improvvisamente, diciamo così, leninista. Nell'ottobre del 18, la guerra finita, la direzione del Partito Socialista in un suo deliberato disse che ormai l'obiettivo del Partito Socialista in Italia era fare la rivoluzione e fare la Repubblica Socialista in Italia. Ma voi capite, insomma, una cosa, cioè, sfiora l'incredibile. Come si fa? Con un esercito che ha vinto la guerra, milioni di persone che hanno vinto una guerra in nome del re della patria, e quindi della monarchia, in cui naturalmente tutti questi valori hanno avuto un'enorme carica di mobilitazione emotiva, così, tu vai a proclamare il fatto che bisogna fare la rivoluzione socialista e la Repubblica. Quando il re inaugura il Parlamento nel 1919, i deputati socialisti, perché il Partito Socialista aveva deciso che quindi avrebbe partecipato alle elezioni politiche, infatti faceva le elezioni politiche, ma i deputati socialisti non avrebbero in nessun modo partecipato alla vita delle istituzioni. Questo significa che, per esempio,
Dal 19 al 21, la prima legislazione del dopoguerra durò soltanto due anni e mezzo, dal 19 al 21, i deputati del Partito Socialista non presentarono neanche un disegno di legge, perché loro dovevano fare la rivoluzione socialista. E quindi non dovevano presentare un disegno di legge, perché presentare un disegno di legge significava collaborare con un'istituzione borghese. Quando ci furono le elezioni amministrative del 20, appunto, la direzione socialista disse che i socialisti volevano conquistare i comuni, ovviamente, volevano diventare la maggioranza dei comuni, ma avrebbero utilizzato il potere all'interno dei comuni soltanto per realizzare, diciamo così, dei prodromi di socialismo, anche contro la legge. E se appunto, cioè nazionalizzando tutti i servizi comunali, eccetera, eccetera, e se ci fosse stato un intervento repressivo dell'autorità, del prefetto contro atti illegittimi, avrebbero dovuto chiamare alla mobilitazione i lavoratori per appunto rovesciare le istituzioni monarchiche. Quando ci fu il discorso della corona all'inaugurazione del Parlamento, nel novembre del 19, i deputati socialisti appunto uscirono dall'aula protestando, cantando bandiera rossa e facendo una manifestazione appunto di dissenso politico. Ho fatto questi pochi esempi, ne potrei fare mille altri, ricorrendo appunto a quanto scrisse Nenni allora, Non parliamo poi delle testimonianze che ci sono su questa follia socialista da parte dei non socialisti, naturalmente. Questo atteggiamento del Partito Socialista, pensate che, per dare un ultimo quadro di questa follia, i socialisti nel 1919 ottennero la maggioranza assoluta, la maggioranza relativa dei voti, 150 deputati, i cattolici 100 deputati, e gli altri partiti, gli altri raggruppamenti liberali democratici, voti minori. I socialisti appunto dissero che loro non erano disponibili a entrare in nessun governo. Ora voi capite che quando in un'istituzione parlamentare il partito di maggioranza relativa si sottrae alla sua, diciamo così, obbligo in qualche modo di partecipare al governo, di promuovere un governo, questo significa la paralisi delle istituzioni, ed è quello che accade appunto alla vita pubblica italiana, in cui praticamente dal 1919 fino al 22 ci fu un susseguirsi di crisi una dopo l'altra. Perché? Perché appunto i deputati socialisti erano, diciamo così, indisponibili a qualsiasi combinazione politica. E mettere insieme un governo, tutti gli altri, non era una cosa semplicissima. Soltanto nel 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma, cosa paradossale, la destra riformista del Partito Socialista decise che era troppo, e decise di fare la scissione, appunto fondando un Partito Socialista riformista, ma ormai era troppo tardi. Paradossalmente la scissione che c'era stata nel 21, nel gennaio del 21, che era quella dei comunisti, l'ala più sinistra, non è che aveva lasciato il Partito Socialista allora riformista. I socialisti che erano rimasti nel Partito Socialista, che non erano andati nel Partito Comunista, non è che erano riformisti, erano anche loro massimalisti, avevano chiesto l'adesione alla Terza Internazionale. Questa cosa, appunto, assolutamente, questo tipo di ostilità regalò in pratica l'appoggio ai fascisti da parte di tutte le istituzioni militari dell'ordine pubblico dello Stato, cioè carabinieri, esercito e polizia. Di fatto, diciamo così, incominciarono in maniera silenziosa ma significativa a fiancheggiare quasi sempre l'azione dei fascisti.
perché videro soltanto nei fascisti coloro che rappresentavano quel tipo di ideologia, di patriottismo, di sentimento della patria, così, che era in cui loro si identificavano. Questa campagna socialista ebbe anche, oltre a avere questo aspetto politico demenziale che ho detto prima, ebbe anche una, diciamo così, aspetto molto inquietante e terribile, politicamente esplosivo, di denigrazione del ruolo degli ufficiali. Pensate che a un certo punto era così, nella parte, soprattutto nelle grandi città del nord, era così nel 19, inizio del 20, era così facile che gli ufficiali fossero fatti segno a manifestazioni di ostilità, di vilipendio, uscendo per la strada così, che il ministro della guerra diede a disposizione che gli ufficiali uscissero soltanto in borghese, uscissero dalle caserme soltanto in borghese. Ma capite che una persona che si è fatto 3 anni di guerra rischiando la pelle e poi indossando una divisa e poi gli dici no guarda forse ti consigliamo che per evitare incidenti, per evitare che 4 pazzi ti vedono per strada e ti insultano, allora è meglio, è una cosa che diciamo così, appunto, determina quel tipo di passaggio radicale dall'altra parte che fu ciò che appunto diede al fascismo questo grandissimo vantaggio posizionale che in tutte le questioni in cui appunto si trattava di stare da una parte, cioè dalla parte appunto della legge contro il fascismo che violava le leggi, però invece questo, diciamo così, questa azione repressiva fu debole, malcerta, assente, inesistente, e lo stesso vale per la magistratura, noi abbiamo infinite testimonianze di circolari, lettere, telegrammi in cui i ministri dell'interno, della giustizia chiedono ai procuratori del re, ai prefetti di esercitare un'azione repressiva, di fare processi, condanne, così, ma di fatto regolarmente a tutte queste istruzioni vengono lasciate cadere, vengono arenate, anche per una ragione, perché nel 19 questa azione rivoluzionaria dei socialisti non si limita soltanto a delle parole, si concretizza anche in una serie di azioni, scioperi, interruzioni, assalto ai negozi, insomma azioni diciamo così, di forte turbamento dell'ordine pubblico, che la polizia e l'esercito, perché allora l'esercito aveva un ruolo nell'ordine pubblico, ricevono regolarmente l'ordine di lasciar perdere, di tollerare per non creare ancora maggiori incidenti. Per un anno e mezzo, diciamo così, quello che si chiama il biennio rosso, che sono un biennio di agitazioni socialiste, gravi, più o meno gravi, ma insomma molto significative, l'ordine dall'alto è quello lì di andarci piano, di insomma chiudere un occhio. E voi capite che una volta che nei confronti della, diciamo così, del turbamento dell'ordine pubblico di marca socialista tu hai dato quell'ordine, diventa molto difficile poi, quando il turbamento dell'ordine pubblico invece è di marca fascista, dire no, questo qui dovete andarci pesanti, dovete perseguire i fascisti. Abbiamo parecchie, diciamo così, testimonianze del fatto che uomini della pubblica sicurezza, carabinieri anche, dicono ma perché quando i socialisti appunto nelle piazze facevano, diciamo così, quello che facevano, bisognava appunto andarci piano, bisognava tollerare, bisognava chiudere l'occhio, e invece dovremmo invece adesso usare la mano pesante con i fascisti? Il governo, tanto più che il governo, e questo lo rende, insomma, se avessimo tempo vi leggerei un'interessantissima lettera che il capo
il comandante della piazza di Milano nel 22 scrive al ministro degli interni, dice: ma scusate, voi ci dite di reprimere i fascisti, di sciogliere le squadre, ma perché tu che sei il governo, caro ministro, allora non metti fuori legge le organizzazioni fasciste? Perché volete che noi organi periferici agiamo con forza, perseguendo così, e tu governo che avresti la possibilità legale di mettere fuori legge e di ordinare l'arresto dei capi del fascismo, non lo fai? Perché appunto quando si organizzò la marcia su Roma, Facta propose lo stato d'assedio, ma avrebbe potuto molto più semplicemente ordinare ai questori di Napoli, da dove era partito il congresso di Napoli, di arrestare i 10 quadrumveri e i 10 loro sottoposti che erano gli organizzatori della marcia, che erano chiaramente, diciamo così, una posizione di illegalità. In uno stato legale non si possono organizzare marce armate alla conquista della capitale. Il ministro degli interni avrebbe dovuto dare, non fu, diciamo così, spiccato nessun ordine del genere. Allora a questo punto l'argomentazione di questo generale che comanda la piazza di Milano, a cui appunto sono stati passati i pieni poteri, perché appunto lo stato d'assedio prevede che tutti i poteri passano all'autorità militare. I prefetti consegnano tutto il potere all'autorità militare, al comandante militare della piazza. Il comandante militare della piazza gli disse: guardate, che se scrisse appunto mi sono interni, se voi volete che io ho 2500 uomini tra poliziotti, carabinieri a Milano, poliziotti, carabinieri e soldati leva, perché erano stati ridotti normalmente i ranghi dell'esercito. Se volete che io faccia quello che voi dite che io debba fare, e cioè appunto reprimere, arrestare, perquisire i covi, io ho bisogno di 5.000 uomini, non di 2.500, e ho bisogno poi che quello che io faccio sia fatto anche da tutte le altre province vicine, perché altrimenti me li vedo arrivare dalle province vicine, fascisti. Non potete lasciare a me, perché il governo dava disposizioni, appunto, non è vero che, diciamo così, c'è stato un ordine di chiudere un occhio verso le violenze fasciste, non c'è stato questo, anzi, tutto il fiume di comunicazioni dal Ministero degli Interni agli organi periferici erano sempre appunto dure, diciamo così, ordini duri di repressione, ma avevano però un punto debole, è il fatto che ogni volta si diceva: qualora la signoria vostra lo ritenga opportuno, non esiti a ricorrere ai mezzi più estremi. Ma la signoria vostra lo riteneva opportuno quando lo voleva ritenere opportuno, quasi mai lo riteneva opportuno. Cioè, se un governo vuole che i propri ordini in tema di ordine pubblico vengano rispettati, non dà ordini di qualora lo ritenga opportuno, gli dice non esiti a sparare, perché di questo si trattava di sparare sulla folla. Ma naturalmente, qui ritorno brevemente al punto iniziale e poi chiudo, sparare sulla folla significava per qualunque uomo politico liberale che in quel momento si trovava appunto al governo, e via via si trovarono nel giro di pochissimi mesi tutti al governo, sparare sulla folla, dare questi ordini decisi e precisi contro l'illegalità fascista, significava togliersi la possibilità di trattare con Mussolini. Significava, diciamo così, escludersi dal gioco politico del futuro, dal gioco politico del futuro, che era quello lì per risolvere la questione e cercare di far entrare Mussolini al governo in modo così di risolvere l'ordine pubblico.
sarebbe stato vincitore, diciamo, della contesa parlamentare quell'uomo politico liberale che fosse riuscito in questa operazione di, appunto, cooptare Mussolini attraverso di lui, un'ipotesi illusoria, attraverso la sua presenza al governo, calmare i fascisti, risolvere la questione dell'ordine pubblico. Mussolini però, appunto, questo gioco lo capiva benissimo e proprio per questo, appunto, creò una situazione con la marcia su Roma, creò una situazione che rendeva impossibile la sua costituzionalizzazione, che rendeva impossibile la sua cooptazione al governo, che non poteva che determinare il fallimento di tutte queste operazioni e dare alla crisi l'unica conclusione che lui voleva, cioè che lui non fosse un ministro, ma diventasse il presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa che, appunto, il re lo nominò, gli mandò il famoso telegramma, dopo aver cercato, consultandosi, aver cercato, diciamo, di fare dei governi con Giolitti, con Nitti, con tutti quanti, dissero no, la marcia su Roma, insomma, è impossibile, non possiamo accettare una cosa del genere. Però, poi, paradosso, quando Mussolini formò il governo, questo governo chiese il voto di fiducia della Camera e queste stesse persone gli diedero il voto di fiducia. Per 2 anni, non bisogna mai dimenticarlo, Mussolini governò con il voto di 35 deputati fascisti, che erano, appunto, sì e no, un decimo della maggioranza, e tutti gli altri erano invece deputati antifascisti. Perché? Perché, appunto, diciamo, sì, la combinazione politica aveva reso impossibile fare altrimenti che non quello che era accaduto. Bene, non sarà passata, spero che di non avervi troppo annoiato e vi ringrazio molto. Grazie mille. Io la saluto, le faccio avere il...